Le regole di questo combattimento sono relativamente semplici. Tutto il corpo è bersaglio. Sono vietati, per un problema di pura e semplice sicurezza, i colpi di punta, perché ovviamente si possono infilare nelle piastre, allora lì sì che si va a fare veramente male all'altro. Tutti gli altri colpi, quindi calci, spinte, colpi di pomo, è tutto permesso. Il combattimento dura, da regolamenti torneistici, 1 minuto e mezzo, per cui alla fine saranno belli colpi. Il punteggio per definire il vincitore, come si fa? Testa e busto, 2 punti. Braccia e gambe, 1 punto. Alla fine del minuto e mezzo si va a conteggiare chi ha più punti e quindi quello è il vincitore. Fai 2 minuti. 2 minuti? Ho voglia di dormire stanotte. Ok, immagino agosto alle 3 magari no, ecco. Pure pensa a Gerusalemme 1199. A mezzogiorno. Le conoscete? Non faceva caldo. Peccato che ci sono i cassonetti dietro, Luca. A voi. Si ammazzano. No, ma non le piace. Capito, ma che bello il suono. Sei che la bersaglia qui. La bersaglia qui troppo male. Mi pensavo un pomero. No, ma. No, ma io ne ho visto uno con lo scudo, porca miseria. Uno si è scritto. Però è quello che stavo tutto tremolante questo video. Vabbè. La chioma. Perché ho freddo. E io dico, aia! No! Ho sentito pure io. Aiuto, lo colpisci dietro. No, non vado così da dietro. Luca, mi stai dietro? Busto testa. No, dico... Tienimi un attimo, sento freddo. Boh! Aia! No, ma come guardare qua, guardo io qua. No, la lancio così. Sangue! Il centro, ricordate il centro. No, c'è la mia macchina. Forse magari non è meglio. L'albero. Ammazza, ma senta che sono nello... Crepo davanti. E ti credo che è così il cuore. Il crepa. Dipende se ogni guerra è... Questa era la vita di uno. No. Tempo. Se riesce a sopravvivere al primo impatto dei due eserciti, magari c'erano 3, 4, 5 cariche consecutive nel corso della giornata. E ogni volta, se sopravvivevi, non importa quanto eri stanco, devi tornare lì ed essere più bravo del tuo avversario. Quindi già così è il fiaccante. Però posso fare una domanda tecnica? Se durante un combattimento di torneo uno viene disarmato e cade la materia, lì è contemplato, infatti, anziché 2 punti come fosse un colpo alla testa o al torso, sono 3 punti perché c'è il disarmo. Ma storicamente non avevano però delle sicure, dei guanti d'arme, non allora, erano agganciati? Certi guanti d'arme hanno un aggancio che proprio impedisce alla spada di volare via. Sì. E un pregio e un difetto allo stesso tempo. Ciao, passò? Il problema del guanto d'arme qual è? È che nel momento in cui la mia mano non si può separare dalla mia spada, e qualcuno prende la mia spada e la gira, mi gira anche il mio braccio. Normalmente io potrei aprire quando sento che non riesco a contrastare questa spinta. Se la mia spada è vincolata al mio braccio, dove va la mia spada? Certo, va al mio braccio. Certo. Cioè, concettualmente, questi nascono per...
per avere la possibilità di essere anche chiusi. Sì. Qui adesso si nota che manca il pezzo del laccio, ma c'è ancora l'estremità inferiore, la fibbia. Sì. Questo è una tipologia di modello, quindi quanto che si può aprire all'occorrenza si può chiudere. Esistono anche delle versioni chiamate Iron Fist, dove direttamente il guanto è una boccia di ferro. Ah, ecco. Quindi rimane questa forma. Adesso vabbè, questo tenete conto che al sinistro non fa testo. Questa forma non si può aprire, ma uno va direttamente a infilare la mano, incastra la spada dentro e infila direttamente la mano. L'antenato del guantone da box. Esatto. Molto più comodo, perché ovviamente, come ha detto prima Giacomo, non c'è la necessità di fare forza per tenere in mano la spada. Molto scomodo, nel senso che in caso di una chiave articolare o una presa della lama, il posto ce lo giochiamo di sicuro. Va bene, okay. Grazie. Altri dubbi? Allora, adesso vi facciamo vedere giusto due poste che sono le poste sono praticamente delle figure statiche dalle quali possono partire attacchi e contrattacchi. Quindi sono molto belle da vedere in questo senso coreografico, ma partono tutte quante con un, per una, come si può dire, per un fine pratico, cioè non sono fatte tanto per essere fatte o fine a se stesse. Quindi io mi metto di profilo. Sì. Così almeno quando prendete le cinghiale ti diverti. Partiamo dalla posizione statica, che è l'ordine. Poi da quella che è la posizione standard di partenza, quindi la corona. Ricordatevi che la posizione schermistica base è un po' tipo quella della pallacanestro, quindi leggermente piegati sulle gambe, perché in questa maniera possiamo essere esplosivi nell'avanzare o nel tornare indietro. Se stiamo dritti con le gambe siamo dei pali. Okay, adesso non vi spiegherò tutte le poste, sennò stiamo qua fino domani a mezzogiorno. Serpentina, soprana, vera croce, croce bastarda, coda longa distesa, posta longa, dente di cinghiale, mezza porta di ferro, tutta porta di ferro, finestra mancina, finestra reale, donna soprana, donna stanca, falcone in attacco, The Witch. Falcone in difesa, leocorno, a fondo. Okay, questa vicepresidente è andata. Giusto per farvi. Bravi. Ce ne sono anche altre che non vi ho fatto vedere. Queste sono un po' le figure basi delle arti marziali, sono il corrispondente. Sì. Esatto, diciamo che facciamo un esempio. Ma questa è un'arte marziale in realtà, sì. Quindi. Il certificato medico agonistico prevede questo. E certo. Ad esempio, partendo da una posta di serpentina, io cosa posso fare? Posso parare un colpo proveniente dall'alto, andare ad agganciare e colpire col pomo la testa dell'altro. Analogamente, ad esempio, con la vera croce posso anche in questo caso parare un colpo e concludere con una punta. Questo è giusto per una dimostrazione che non sono fine a se stesse del posto. Adesso vi ringrazio per l'attenzione, per aver partecipato a questo incontro, che grazie a voi. Sarà bellissimo da raggiungere.
Grazie. Vale. Anche per, soprattutto per merito vostro, direi. Grazie. Scusate di salutare con il grido della nostra associazione. Se non ci sparano va bene. Intanto non ci sono. Vai! Esatto, vediamo tutti, così come piace a me. Noi siamo sempre gli altri devono dormire. Box Gondovie! In luce! No, luce! Però un po' più di enfasi. Ho paura delle denunce.